Partiamo da questa equazione chimica già bilanciata. Tre molecole di acido acetico reagiscono con una di tricloruro di fosforo per produrre tre molecole di cloruro di acetile e una di acido fosforoso. Proviamo a realizzare in pratica la reazione. Mescoliamo 4,38 ml di tricloruro di fosforo con 150 ml di acido acetico 1,72 molare. Alla fine riusciamo a misurare 6 g di cloruro di acetile e a verificare la presenza di acido fosforoso. Insieme a questi prodotti, però, notiamo anche la presenza di una certa quantità di reagenti residui. Gli agenti potrebbero non essere stati combinati nelle quantità previste dai rapporti stechiometrici. Inoltre, la resa della reazione potrebbe essere inferiore al 100%. Vediamo in modo pratico come individuare l'eventuale reagente limitante e calcolare la resa percentuale della reazione. Per capire meglio che cosa è successo nella reazione, gestiamo i risultati ottenuti usando una tabella. Esprimiamo innanzitutto i dati rilevati in moli e grammi. Per il passaggio dal numero di moli alla massa abbiamo bisogno della massa molare, che allora determiniamo per ognuno dei composti. Acido acetico, tricloruro di fosforo, cloruro di acetile, acido fosforoso. Dell'acido acetico conosciamo il volume e la concentrazione della soluzione utilizzata. Moltiplicando questi due valori otteniamo le moli di acido acetico disponibili. Poi, moltiplicando il numero di moli per la massa molare, troviamo i grammi dell'acido acetico disponibili. Del cloruro di fosforo invece dobbiamo recuperare la densità. Trasformiamo i millilitri in centimetri cubi e calcoliamo la massa. Nel rapporto tra la massa del reagente e la sua massa molare determiniamo le moli disponibili di questo composto. Dalla reazione abbiamo ottenuto 6 g di cloruro di acetile. Calcoliamo a quante moli corrispondono. In base ai coefficienti stechiometrici, sappiamo che il rapporto fra le moli di cloruro di acetile e quelle di acido fosforoso è di 3 a 1. Dunque, le moli di acido fosforoso ottenute sono un terzo di quelle di cloruro di acetile. Determiniamo infine la massa di queste moli. Troviamo ora quale composto funge da reagente limitante. In base ai coefficienti stechiometrici, sappiamo che il rapporto fra le moli di acido acetico e quelle di tricloruro di fosforo è di 3 a 1. Se le quantità dei reagenti fossero proporzionate, avremmo che il numero di moli dell'acido acetico diviso 3 sarebbe uguale al numero di moli del tricloruro di fosforo fratto 1. Invece otteniamo un valore nettamente superiore. Dunque, l'acido acetico è in eccesso, il tricloruro è il reagente limitante. Tutto il tricloruro di fosforo partecipa alla reazione, mentre le moli di acido acetico coinvolte sono il triplo di quelle del tricloruro di fosforo. Troviamo ora le quantità di prodotti che teoricamente otterremmo se i reagenti coinvolti nella reazione si trasformassero completamente in prodotti. Osservando i rapporti stechiometrici, sappiamo che dal coinvolgimento di 3 moli di acido acetico otteniamo 3 moli di cloruro di acetile. Dunque questi due valori sono identici. Nello stesso modo, possiamo concludere che il numero di moli prodotte di acido fosforico è teoricamente uguale al numero di moli del tricloruro di fosforo.
determiniamo anche la massa delle moli di questi composti. Passiamo ora al calcolo della resa. Dall'esperimento sappiamo che invece degli 11,82 grammi teorici di cloruro di acetile ne abbiamo ottenuti solamente 6. Possiamo allora calcolare la resa percentuale, che corrisponde al rapporto tra quantità di prodotto ottenuta e quantità massima teoricamente ottenibile, espressa in percentuale. La resa di questa reazione è dunque del 50,8%. Potremmo a questo punto fermarci, ma proviamo a calcolare anche le quantità residue dei composti che ritroviamo alla fine della reazione. I dati dei prodotti realmente ottenuti sono quelli rilevati inizialmente. Dobbiamo dunque trovare le quantità di reagenti che effettivamente si sono trasformate. Le possiamo determinare moltiplicando le quantità di reagenti teoricamente coinvolte per la resa percentuale. Sottraendo dalle quantità disponibili questi valori, troviamo infine le quantità dei reagenti che non hanno reagito. Abbiamo così anche calcolato le quantità dei composti che ritroviamo alla fine della reazione.